Eccoci cari amici, ritornati a MasterChef. Claudia, sei ancora con noi? Non c'è più la nostra Claudia, intanto Maria, adesso, prego. Intanto stiamo mescolando la crema per farla addensare. Abbiamo messo un uovo con 100 g di zucchero, del latte e 50 g di farina. Pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Caterina da Palmi. Caterina da Palmi, buonasera, benvenuta. Complimenti per la trasmissione. Grazie, grazie a lei per seguirci con affetto, prego. Siete tutti bravissimi, tutti. Grazie, non ho signora. Capito la crema come... Sì, la crema, ho messo un uovo, crema pasticcera. Un uovo, dello zucchero, del latte e della farina, semplicemente. Adesso andremo a caramellare i nostri frutti di bosco che li uniremo alla crema. Cara signora, dovrebbe abbassare un pochino il volume del televisore o allontanarsi, grazie. Adesso andiamo a caramellare i frutti di bosco. Va bene, cara signora? Sì. Va bene, cara signora, allora continui a seguirci e a seguire questo cuore di San Valentino, va bene? Sì, un bacione, un saluto per tutti. Grazie mille, cara signora, ricambiamo tutti quanti, grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci, signora. Benissimo, stiamo mescolando la nostra crema che si sta per addensare. Pronto? Salve, pronto, buonasera, sono Rosy da Reggio Calabria. Buonasera cara Rosy, benvenuta. Vi sto seguendo perché io veramente vi seguo molto e sono una vostra telespettatrice. Buonasera, la prima volta che ci chiami? No. Pronto? È caduta, ma peccato, sul no, c'è caduta Rosy da Reggio Calabria, magari ci potrà richiamare, prego. Benissimo, stiamo mescolando i frutti di bosco con lo zucchero. Pronto, Erika. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Erika. Chi sei? Pronto? Pronto? Sì, sono ritornata. Eccoti qua, Rosy da Reggio Calabria, prego. Sì. Niente, stavo dicendo che io chiamo spesso, sia quando c'è la signora Ninette che vorrei salutare molto, e quando c'è il signor Raffaele che vorrei salutarlo. Benissimo, ti avranno senz'altro sentita. Sì, io seguo molto questa trasmissione perché fate dei piatti buonissimi e anche perché anche i miei fratelli chiamano spesso quando c'è Michele, quando c'è Radio Jukebox. Quindi siamo molto vostri telespettatori. Grazie, ci fa molto piacere, allora continuate a seguirci, va bene? Sì, e lei è anche una bravissima presentatrice, quindi io la seguo molto. Grazie, non può che farci piacere, cara Rosy. Cosa ne pensi dei nostri piatti di questa sera? Sono molto buoni, infatti adesso sto prendendo la ricetta del cuore di San Valentino. Questi cuori, vero? No, io sono single. Ah, va bene, dai, ti porterà fortuna allora, anche a te. Grazie. Speriamo presto, va bene? Ok. Grazie. Ciao, buona serata. Ciao, cara Rosy, grazie. Sì, la nostra crema è pronta. Continua a miscelarla fuori dal fuoco per renderla cremosa e soffice. Benissimo, anche i frutti di bosco sono quasi pronti. Qua andiamo a vedere i cuori. Sì, il cestino è quasi pronto, ci siamo quasi. Ci siamo quasi, poi dobbiamo fare l'altro piatto. Regia, ci dice i tempi gentilmente, 23 minuti, sì, ce la facciamo. Sì, a voglia, sì. Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Non c'è. Buonasera. Buonasera signora, con chi parliamo?
Signora signora, buonasera. Cara signora, buonasera. Come sta? Tutto bene, cara signora, ci dice il suo sono nome? Sono Giacomo di Reggio Calabria, questa è la terza volta che mi chiamo, da cara... tanto che non prendo la linea. Cara signora, buonasera, benvenuta a lei. Grazie, anche Maria per fare i miei complimenti. Grazie signora, molto gentile, grazie. Io tutte le sere la seguo, non vedo l'ora che viene lunedì per seguirmi, perché mi fa tanta compagnia. Grazie, grazie. Faccio tanti auguri, eh. Grazie. Cara signora, continui a seguirci, avremo molti sempre, piatti sempre, belli. Grazie sempre, mille, grazie, sempre. Arrivederci. Buonasera. Grazie signora, arrivederci. I cestini? Buonasera. I cestini sono quasi pronti. Se vuoi, siccome è già quasi tutto pronto, possiamo cominciare anche con le mele? Come vuoi tu. Intanto diciamo pronto, magari terminiamo prima questo piatto e poi cominciamo con le mele. Pronto? Pronto, sono di nuovo Caterina, ho preso subito la linea di nuovo. Oh, visto, ecco, così poi non potete dire che... Prego. L'altra sera ho fatto le castagnole che ha presentato la signora, mi sembra Ninetta era. Non, sì, penso di sì, mi dicono gli spettatori di sì, sì. Sì. E oggi sai cosa ho fatto? Li ho fatti al forno. Ah, come sono venuti? Buonissimi, li ho messi. Gli ho messo dentro la cioccolata. Signora. Meravigliosi erano. Li ho fatto con la a formina, li ho messo 10 minuti al forno, sono venuti buonissimi. Sicuramente, cara signora, saranno stati buonissimi e questo ci fa piacere, ma non abbiamo dubbi perché i piatti della signora Ninetta sono buonissimi, vero? Sono buonissimi, sì, anche le vostre sono buone. Di tutti, tutti quanti, sono tutti bravi i nostri tutti, chef. Tutti. Anche del signor Raffaele. Tutti, tutti quanti, dal primo all'ultimo, tutti coloro che vengono qua sono uno più bravo dell'altro. Tutti, una trasmissione meravigliosa. Grazie mille, cara signora. Dovrebbe durare ancora di più. La sera? Sì. Signora? Va bene, noi la... tutte le sere, io poi vi vedo anche la replica, non è che guardo sempre, la seguo questa trasmissione. Noi siamo contenti che ci seguiate con tanto affetto, cara signora, continui a farlo e quando vorrà noi l'aspetteremo sempre qui, va bene? Sì, grazie, buonasera e complimenti. Grazie mille, grazie, complimenti signora, a lei signora, grazie. Grazie. Benissimo, stiamo aggiungendo un po' del succo dei frutti di bosco nella nostra crema, andremo a colorare. Ma i nostri cuori? I nostri cuori penso che siano quasi pronti, adesso andiamo a dare un'occhiata. Pronto? Pronto, signora Simona, sono di nuovo Filomena. Cara signora Filomena, può abbassare un po' il volume del televisore? Certo. Prego, sono sono un po' dispiaciuta perché non vi vedo seguire niente. Viene affascinata forse. Che è successo, signora? Non ci vede più? No, non vi vedo seguire niente. Dove? Da Cosenza, signora? Sì, io sono più o meno da Cosenza. Cosenza? A Cosenza non ci vede più la signora, io lo dico no, alla... No, non mi sono spiegata. No. Sono dispiaciuta perché a lei non vedo mangiare più niente. Ah, perché io non mangio, signore, dispiace. Ma no, signora... Si è affascinata. No, signora, manteniamo la linea. Facciamo corna. Facciamo... 100 corna. Signore, è tutto a posto, manteniamo la linea, poi ho mangiato delle polpette. No, è a tutto a posto. A me piace quando io devo mangiare qualcosa. Peccato che io non posso assaggiare niente che sono distante. Va bene, cara Filomena. Ma penso che un giorno del no. Quando vuoi, Filomena, noi siamo qui che ti aspettiamo, la va bene? La grazie mille, grazie, ciao Filomena, ciao. Grazie mille, grazie. Allora. Ecco, i nostri cuori sono pronti. Oh, che bello. Ma questa pure è una tua invenzione? Sì, me la sono inventata io, sì sì. Ah, hai capito, brava. Posso fare una dedica? Beh. La dedico al mio fidanzato, che mamma è qui, mia. Però non si fa vedere. Lilli è il vagabondo. Sì. Diciamo vagabondo. Così, sì. Tutto lo staff condivide appieno questa love story, prego. Benissimo, aggiungiamo ancora lo sciroppo. Sì. E adesso siamo pronti
per decorare.